E dopo le lezioni di Mascara, ecco il signor Libero, sì, che ci farà una lezione di come si mette il refrigerante su un fuoristrada Land Rover a Chamonix. È semplicissimo. Mont Blanc nel allora, 2013. Più semplice non ci non c'è. 28 dicembre. La prima cosa? Affari a quattro liberi, a quattro rino. La prima cosa sì, libretto di istruzioni. Sempre ragazzi, sempre. Se non siete esperti. Anche se si può facilmente intuire che probabilmente sarà da questa parte. Allora, vediamo. Che professionalità quest'uomo. L'utente, telecomando. Allora, funzionamento della unità audio. No, comandi passeggeri, telefono. Non ce l'ho neanche. Lettore CD, funzione del sistema audio. Ma che cazzo me frega? Fidelizzazione di emergenza, recupero veicoli, manutenzione. Raffreddamento del motore, controllo del liquido di raffreddamento 178. Amici miei, è agghiaggiante. È agghiaggiante, signori miei, signori miei. Praticamente, attenzione, se fatto funzionare senza liquido refrigerante, il motore si danneggerà gravemente. È un gomblotto! Controllare nel serbatoio ad espansione almeno una volta alla settimana. Aia, aia, aia. Censuriamo. Ecco la nostra valletta. La valletta del refrigerante. Oggi è proprio allegre. Questo. Ah, ma è quasi al massimo. Vabbè, io lo metto, ma è quasi al massimo. Quindi era un sensore allora. Vabbè. Io lo metto. Lui lo butta, diciamo. Ma hai chiesto consiglio a tuo padre? No. Si spaventa. La valletta corre, tanto lo stipendio l'ha preso. Mostra falsa agilità. Qui c'è una roba. Ah, bisogna far prima. Ah, e sono 21 PSI, ho capito. PSI, cosa vuol dire? Partito Socialista Italiano. Esatto. Secondo me è stato tipo stretto bene, ma ok. Vabbè, ce n'è tanto, però io lo aggiungo. Al massimo male non fa. Al massimo lo raggiunge, lo mette al massimo. Tra i segni indicatori di livello ubicati a fine del sensore. Se il livello è sceso in modo significativo, sospettare la presenza di una perdita o di un riscaldamento e prendere accordi per far esaminare il veicolo da un meccanico qualificato. Eccolo qua, meccanico qualificato. Ma sarà un... Ma non è che lo devi cambiare? No, non si cambia, si aggiunge. Si aggiunge e basta? Cioè è venuta proprio aggiungere, è venuto scritto aggiungere liquido refrigerante. Al massimo. Dov'è che vedi il limite massimo? Cioè, ma il limite massimo c'è quando vedi che straborda. No. Sai che si può? Sì, c'è un... No, no, c'è una tacchetta, la vedo, la vedo. Ma che bello, sembra quello del mio computer. Sembra così verde che sembra il liquido a raffreddamento, no? Magari è lo stesso. Tutto a posto, no? Io direi che siamo vicini all'essere massimo, quindi. Dai, che c'è la linea. Qua c'è scritto Max. Ma il refrigerante ce l'avevi o l'hai comprato? Non ho... Ah, ok. Come si dice refrigerant? Io ho stato lì, le refrigerator pour le moteur. Est-ce que je voudrais? Je voudrais un refrigerator? Le refrigerator. Ah, ma sto facendo il video. È certo che sto facendo il video. Oh, qua si chiama Mico l'algida, non me ne ero accorto. Sì. L'algida Mico. L'Agile è stata acquistata dalla Svizzera, era italiana una volta. Ebbene, da Chamonix Mont Blanc, una stazione di servizio chiamata La Boutique, è tutto. Togli che sennò vanno impiccata. A posto? Fammi un saluto, Rino. Ciao a tutti. Spero che abbiate imparato qualcosa. Mi rivedrete in video come riparare una Fiat 124. Esatto, Fiat 124 carburazione con Alfredo. E alla prossima. Alla prossima.